quanto alla, a quello spettacolo terribile di violenza avvenuto a Roma, terribile soprattutto per l'ostinazione, la violenza come ostinazione alla distruzione, devo però di questo, che ho trovato una curiosa, mi è sembrato l'uno o l'altro, non saprei dire se la, mia, se la violenza è stata metafora del nudifragio o se il nudifragio è stato metafora della violenza. Perché è avvenuto il nudifragio? Perché i domini erano chiusi, perché la città era piena di sbocchi, perché non c'era un punto in cui l'acqua potesse fluire, perché la città si è allagata di se stessa, nel senso che non era stata, mancava totalmente la cura, la cautela, la prevenzione, l'ansia di fare in modo che i cittadini possano vivere bene, se si può vivere bene, con tutti i drammi, i dolori, i problemi, le tensioni che sono la nostra vita quotidiana. Una città trascurata si intasa, intasandosi si allaga, allagandosi porta addirittura alla morte di una persona. Quindi, come dire, nel nudifragio davvero rappresentazione rovesciata della violenza di pochi giorni prima, ci è scappato il morto. Ci è scappato il morto, che era il povero immigrato che non poteva uscire dal suo buco. Questo spiega molto della violenza di quel giorno, spiega molto di quella follia che è la violenza, che può esplodere quando non c'è nessun altro punto per esistere e per contare. Ora, non significa affatto giustificarla, non c'è bisogno di giustificarla, sarebbe strano, poi bisogna vedere i titoli, sia per condannarla sia per giustificarla. La mia condanna è nel senso che quanto diventeranno sospettosi, ansiosi e propensi a restare a casa coloro che invece quel giorno hanno popolato le strade, hanno affollato le strade di Roma. La mia ansietà risiede nel fatto che se coloro che non volevano quel corteo avessero avuto a disposizione uno strumento per renderlo impossibile, beh, quello strumento si è materializzato come in una tragica fiaba. Quindi è in questo senso che non posso provare neppur lontanamente a dare una giustificazione o a dire che queste cose dopo tutto hanno il loro però la metafora del nudifragio viene purtroppo, e la città era intasata di silenzio, intasata di niente, intasata di vuoto, intasata di abbandono, intasata di solitudine, intasata di cose che non accadono, di storia che non si muove. È l'Italia nella quale stiamo vivendo, dove i detriti di un lungo regime che non va via ostruiscono tutti i punti di scolo nel quale vanno via gli eventi e ne arrivano degli altri. È in questa situazione che io non giudico ma interpreto l'evento con angoscia per il fatto che sia successo, ma rendendomi conto del perché è successo, che non vuol dire giustificare, non vuol dire sapere, e neanche capire, sapere che viviamo in una storia bloccata, siamo prigionieri in un treno fermo, e per giunta nel treno fermo di una situazione di follia in cui ti danzano davanti ai finestrini del treno fermo dicendoti quanto va veloce e raccontandoti i successi di questo treno fermo mentre è fermo e nulla accade, e tu ti accorgi che il paese di cui dovresti essere, vorresti essere orgoglioso, è oggetto di disprezzo e di svalutazione continua, perché gli altri vedono quello che ci sta accadendo.